Signora Englaro, quando le hanno detto che qualcuno voleva realizzare uno spettacolo teatrale sulla vita e sulla morte di sua figlia, cosa ha pensato? No, ho semplicemente dialogato perché Luca Radelli è di Lecco, si è presentato in una maniera molto semplice, molto chiara, mi ha detto che aveva questa intenzione, abbiamo dialogato, ha chiesto veramente libertà, chiaro, come tutti gli artisti, e è stato un colloquio molto semplice, molto lineare, che poi ha esordito in questo spettacolo che io l'ho trovato veramente eccezionale sotto tutti i punti di vista. Per molto tempo, dopo la vicenda della sua famiglia, la politica si è divisa sul fine vita sì, fine vita no, e poi questo tema sparisce puntualmente all'agenda politica italiana. Che opinione si è fatto lei? Guardi, la classe politica, i due rami del Parlamento hanno sollevato addirittura il conflitto di attribuzione, perché la magistratura aveva dato questa risposta e loro hanno detto semplicemente che non spetta la magistratura a dare le risposte su questi temi etici molto sensibili, ma aspettava il Parlamento. È chiaro che questa sentenza lascia questa prerogativa al Parlamento. Ma la magistratura non poteva non rispondere alla domanda di giustizia del cittadino, in quanto anche le istituzioni parallelamente erano state informate che dovevano dare una risposta, ma loro non avevano fatto niente. Mentre la magistratura ha dato questa risposta, e una volta che ha dato questa risposta loro hanno sollevato questo conflitto, che è arrivato alla Corte Costituzionale, che ha detto che era inammissibile. Più di così, più scomposti di così, la classe politica non poteva essere in questa vicenda. Siamo molto indietro quindi come paese su queste cose. No, guardi, io ho trovato il deserto prima cosa nel 92, proprio su questi temi, su questa libertà di cura e di terapia. Adesso ci sono delle risposte, tanto dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza del 16 ottobre del 2007, quanto dal Consiglio di Stato con la sentenza del 2 di settembre del 2014, pensi un po' lei. Quindi ci sono queste risposte. Oggi diciamo, la persona che vuole esercitare queste libertà e questi diritti fondamentali non è scoperta. Non c'è una legge ad hoc, ma c'è la Costituzione che è la legge principale. Come padre e come cittadino, come si sente alla fine di questa sua vicenda umana? No, guardi, io sin dall'inizio praticamente rivendicavo queste libertà così, perché la ragazza era molto libera, molto forte, molto determinata, quindi non potevo non darle voce e quindi io veramente sin dall'inizio non ho cambiato idea, tuttora tutto quello che loro portano avanti in contrasto a queste libertà e questi diritti fondamentali, sono passati oltre 23 anni, non riesco a dare un senso, tutto lì.